L'iniziativa a favore della Fondazione Rava nasce, come diceva un mio amico missionario, da un gesto di luminoso egoismo nostro, perché fa più bene a chi fa del bene rispetto a chi lo riceve. E quindi tanti anni fa abbiamo deciso, compivamo insieme i 50 anni nel 2004, di dedicare alla Fondazione Rava impegnata ad Haiti, che è il paese più povero al mondo, dove c'è la più alta mortalità infantile, quindi per aiutare i bambini. Questo significato l'abbiamo trasferito ad Expo 2015, perché non volevamo solo spettacolarizzare la nostra presenza nel caseificio dentro Expo, ma volevamo dare un significato a queste forme che sono state prodotte davanti a milioni di visitatori. E il significato non poteva essere quello che proseguire nel solco a favore dei bambini di Haiti, a favore della Fondazione Rava. Oggi, a 2 anni di distanza da Expo, possiamo così chiudere il nostro lavoro dopo i 24 mesi di stagionatura delle forme che noi abbiamo prodotto durante la manifestazione e donare quindi alla Fondazione il ricavato della vendita di queste forme, perché possa continuare la collaborazione che dal 2004 costantemente il Consorzio ha con la Fondazione Rava nei confronti della Repubblica di Haiti. La donazione del Consorzio Grana Padano permette alla Fondazione Francesca Rava di realizzare un reparto di terapia intensiva all'interno dell'ospedale San Damien in Haiti, che è l'unico ospedale pediatrico gratuito dell'isola, che salverà i bambini che arrivano in condizioni gravissime purtroppo al nostro ospedale. Sono bambini malnutriti, bambini che hanno bisogno dei gas medicali per sopravvivere nelle prime ore di ricovero, appunto in terapia intensiva. La Fondazione ha ricevuto una grande donazione di fondi dal Consorzio e grazie a questa donazione adesso possiamo ricostruire l'ospedale nuovo, un nuovo ospedale San Damiano, dove possono essere curati altri bambini.